Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo video. Allora, oggi siamo qui per fare un video sul 5G con un'idea che ho ripreso da Black Geek. Andrea Mentivegna. Prima che questo video inizi, vi invito a lasciare un commento, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, condividere e mettere like. Il 5G, cos'è intanto il 5G? Il 5G è una nuova tipologia di connessione ad internet che si ottiene tramite una SIM data da TIM, Vodafone 3, tutte quelle aziende che supportano la connettività 5G con dei ripetitori appositi, che consente di raggiungere velocità teoricamente fino a 50 gigabit al secondo. Attenzione, 50 gigabit al secondo non per i commerciali, cioè ancora non è disponibile per tutti. Ora, il 5G, lasciamo perdere cosa fa male, non fa male, io non entro nel merito di questa cosa, probabilmente ci farò un altro video, ma che tipo di connessioni 5G esistono? Perché ancora il 5G non è una cosa standard, il 5G ha più tipologie di connessione, quindi c'è quella che arriva fino a 6 GHz, di cui ora non ricordo il nome, ma è un nome molto strano, e quella millimeter. Ora, parliamo di quella 6 GHz. La connessione a 6 GHz è una connessione 5G che appunto arriva fino a 6 GHz, ossia che prende solamente le bande fino a questi fatidici 6 GHz. Cosa significa questo? Questo significa che la connessione sarà poco potente, nel senso che i gigabyte raggiunti sono pochi, infatti si parla di 200 megabit al secondo, però la ricezione è molto molto più ampia. Invece la connessione millimeter è una connessione potentissima a livello di gigabyte, infatti si raggiungono i 5 gigabyte teorici, quindi se abbiamo un file da 50 gigabyte da scaricare lo scaricheremo in 10 secondi. Però la portata è molto ridotta, cioè se il ripetitore è qui, la possiamo prendere a 100, massimo 200 metri di distanza. Più non si può, perché è molto più bassa. Il 5G quindi a questi due tipi di standard principali. Poi quelli secondari non ci interessano. Gli standard principali secondari saranno applicati nel momento in cui si utilizzerà, si creerà uno standard universale, allora anche questi standard secondari saranno implementati e si creerà una connessione 5G unica. Il 5G per cosa può essere usato? Il 5G può essere usato intanto per i telefoni cellulari, per la navigazione internet, ma soprattutto è utilizzato dalle aziende perché può essere implementato nei macchinari per controllarli da remoto in una fabbrica che ad esempio non ha internet via cavo. Oppure potrebbe essere utilizzato per il digital divide, ossia nel nostro paese c'è, in quelle zone in cui la fibra non c'è assolutamente, come non c'è la DSL, non c'è una connessione ad alta velocità. Oppure può essere utilizzato nelle macchine per connettere le auto in una rete internet delle cose per potersi sincronizzare insieme e dire ok, qui ci sei tu, allora non ci vado io per controllare il traffico auto delle macchine a guida automatica e potersi ottimizzare di conseguenza. Quindi il controllo anche di apparecchiature, di altre apparecchiature tramite un dispositivo, appunto, macchine a guida automatica. Può essere utilizzato per fare molte altre cose. In futuro sicuramente si vedranno altri sviluppi di questo sistema, di questa connessione, ma per ora, per i test, per tutto il resto, viene utilizzata per
per i telefoni cellulari e funziona molto molto bene. A parere di quelli che lo utilizzano. Io ho ancora il 4G, ma insomma non ho problemi di velocità, anche perché anche il 4G non scherza tanto con le velocità a cui va. Quindi questo video su 5G termina qua. Se vi è piaciuto lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!